Amore, io ci ho pensato, serve una meta dove rilassarsi attivamente. 133 chilometri di litorale che alternano coste frastagliate da arenili dorati, spiagge animate e lidi solitari. Si presenta così il mare d'Abruzzo tra riserve naturali, porti e trabocchi, una terra che stupisce, così come descrive il concept della nuova campagna turistica 2023 promossa dalla Regione Abruzzo. Mare, ma anche montagna con i suoi 1000 sentieri in grado di accompagnare il visitatore di ogni stagione, senza dimenticare i musei all'aperto e i borghi più belli d'Italia, facendo tappa tra le piccole le grandi tradizioni che incastrano saperi e sapori. Oggi presentiamo la campagna turistica 2023, cioè tutte le azioni che mettiamo in essere per promuovere l'Abruzzo. Ovviamente è una campagna che si è intensificata durante il periodo estivo, che sarà intensificata ancora per il turismo invernale, che racconta le tante fiere nazionali e internazionali a cui abbiamo partecipato e a quelle a cui parteciperemo fino a fine anno, e per far vedere che siamo sempre in attività per promuovere l'Abruzzo. I dati ci danno ragione, ci dicono che sarà sicuramente un'estate importante, che l'Abruzzo è sempre più percepita come una meta di turismo invernale e che tutto questo lavoro di promozione dell'Abruzzo ha acceso un focus importante anche grazie alle grandi manifestazioni organizzate, sicuramente non ultima la grande partenza del Giro d'Italia, ha reso l'Abruzzo un po' più visibile all'Italia e nel mondo intero. E intanto la stagione estiva 2023 annuncia un tutto esaurito. Stamattina l'hanno scritto sui giornali, non io, gli operatori, le associazioni di categorie, quindi ci fa pensare che quando le associazioni di categorie sono contente del lavoro fatto e sono contente dei risultati rispetto alle prenotazioni, vuol dire che la strada intrapresa è quella giusta. La Regione Verde d'Europa, protagonista di un'offerta variegata che trova negli operatori quel senso ospitale che in noi, un po' dovuto alla conformazione di una terra isolata, come la descriveva Flaiano nella lettera a Pasquale Scarpitti sull'Abruzzo. E chissà che qualche turista non possa ricordare un giorno, proprio alla maniera di Flaiano, dico sempre a me stesso che devo tornarci. Andiamo in Abruzzo. Che bella sorpresa!